L'evento, promosso dall'associazione Agorà Trapani, si è aperto a Piazza Saturno con l'architetto Luigi Biondo, che ha fatto da cicerone raccontando la storia della chiesa di Sant'Agostino, partendo dalle sue origini, ovvero al tempo dei Templari, quando era intitolata a San Giovanni Battista, passando per gli imperatori che ha ospitato al suo interno, per arrivare fino al bellissimo rosone, dove sono presenti i simboli delle tre religioni monoteiste. Ci porta indietro proprio ai Templari, ma ci porta all'identità di questa città, perché qui davanti e dentro questo luogo sono successe tantissime cose interessanti. Sono passati i Templari, qui è passato Carlo V, questa è una città, il luogo dove si incontravano i popoli, le religioni e le culture diverse. Quindi credo che questo sia il posto più adatto per raccontare un attimo dell'identità di questa bellissima città. Le pietre parlano e raccontano storie di popoli, di persone che in questa città per fortuna stavano insieme e in pace. Se guardate bene quel rosone ci sono tutta una serie di simboli che ricordano la natura. Quello che unisce i tre popoli è certamente il paradiso terrestre. Lì troverete i simboli delle tre religioni monoteistiche che qui, allora come adesso, per fortuna vivevano insieme e in pace. C'è ancora qualche simbolo che parla di Templari in questa chiesa, ciò che resta? Assolutamente sì, se vi capiterà di alzare gli occhi e andare di lato sul vicoletto a fianco alla chiesa, vedrete una piccola scultura, un bassorilievo che è l'ultimo ricordo di questi straordinari guerrieri, che erano anche dei religiosi, che difendevano il Santo Sepolcro. L'iniziativa è proseguita all'interno della stessa chiesa Sant'Agostino con il concerto della New Saxophone Orchestra del Conservatorio Scontrino di Trapani, diretta dal maestro Paolo Morana. Insomma, Agorà ha promosso un pomeriggio all'insegna della cultura e della musica. Agorà voleva iniziare l'anno alla grande, così come si era concluso il 2019, volevamo iniziare anche questo nuovo 2020 all'insegna della cultura. Questa duplice iniziativa di oggi con la passeggiata tematica di Luigi Biondo, che con la sua sapienza ci ha spiegato le bellezze di questa piazza, e adesso il concerto della New Saxophone Orchestra del Conservatorio di Trapani ci regaleranno un inizio dell'anno all'insegna della cultura, che l'obiettivo principale che Agorà si pone nella sua attività. Siamo convinti che dalla cultura si possa ripartire per creare sviluppo, per crescere. Le associazioni, così come Agorà, si ergono a protagoniste ancora una volta in questa città.